In aula, signori consiglieri, in aula, chiamiamo l'appello. Signori consiglieri, in aula non si fuma. Signori consiglieri, in aula non si fuma, manco chi da qua scherzetto. Lei deve... No, non c'è mai, il microfono c'è direttamente. Corsaro, Farinello, Marchese Matteo, Lucisano, Adornetto, Monaco, Riolo, giusto sì, è vero, i contesti giusti. Sant'Anocito, Foti, Rapisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Galasso, Caruso, Licciardello, La Spina, Marchese presente, Venerello, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Buzzanga, Orlando, Russo, Zanghi, Puglisi, Giaccone, Marchese Domenico. 16 presenti, 14 assenti, la seduta è valida. Nominiamo gli scrutinatori Arena, Puglisi e Sant'Anocito. I vigili urbani ad inizio di seduta potete anche accomodarvi. Allora, abbiamo come primo punto all'ordine del giorno la surica del consigliere comunale Vitrano. Il presidente, a seguito delle dimissioni del consigliere Vitrano, occorre procedere alla sua surica con il candidato che segue nella lista per cifra individuale, corrispondente al nominativo della dottoressa Abbadessa Alfia. C'è stata notificata le dimissioni del consigliere Vitrano, quindi la dottoressa è stata invitata a partecipare alla seduta. La dottoressa si trova qua in aula, e se si vuole avvicinare al banco della Presidenza al fine di prestare giuramento di rito di cui all'articolo 15,2 della legge regionale 7.900, sottoscrivendo l'opposito verbale. Aspettami, scusa dottoressa, no, ti saluto. Buonasera. Giuro di adempere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Il giuramento dopo la dichiarazione sostenuta, ovvero situazione. La firma. Salire qua un attimo al fuori. Il tuo film, aspetta. Visto che ha fumato tutto, visto che sta fermato. Andando ora io lo invito, si può andare a sedere al suo posto. Questo giusto? È anche lo stesso. Questo qui è per la... Quando dobbiamo leggere la lista di le dichiarazioni. No, per l'incompatibilità. La dobbiamo leggere noi o la legge la dottoressa? Questa qui è individuale. È individuale, allora la firma. Però lo devi comunicare. Lo dobbiamo comunicare, va bene. E allora, va bene. Mi stai a firmare magari? Questo è
questo punto chiede ai consiglieri comunali presenti se risultano loro cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità a carico della neo consigliera Badessa. I consiglieri in aula sono chiamati a rispondere. Non c'è risposta, e allora il consigliere Andrea Imbrocchi, invita il consiglio a prendere atto delle sue, e allora invita il consiglio a prendere atto dell'intervenuta surga della consigliera Badessa, la quale viene invitata a prendere posto tra i banchi dei consiglieri comunali. Prego, dottoressa Badessa. E allora, un attimo, aspetta, ancora non si sa. Prendo atto all'unanimità dell'intervenuta surga della consigliera Badessa, d'accordo? A questo punto abbiamo considerato che l'ex consigliere Vitrano risultava componente di numero 2 commissioni consiliari, invita, in mancanza di eccezione, a procedere alla nomina dei componenti delle due commissioni in sostituzione dell'ex consigliere Vitrano. Pertanto, trattandosi di nomine ad personam, vengono distribuite le schede di votazione e, a seguito delle operazioni di votazione, si procede allo spoglio e alla comunicazione dei risultati. Possiamo noi magari, quindi dobbiamo votare. Non c'è bisogno neanche di votare. D'altronde, sì, ce la diamo le due commissioni. Direttamente alle commissioni che ci aveva Vitrano gliele diamo, senza bisogno di andare avanti con le votazioni. Va bene, se all'unanimità. Prego, dottore. Ma noi stiamo dando atto che stiamo votando? In questo momento abbiamo all'unanimità approvato la dottoressa. E automaticamente la dottoressa va a sostituire. A sostituire il consigliere. Siccome io ho capito. Ho capettato un'altra cosa, Presidente. Ecco. Allora, io sono d'accordo che la dottoressa Abbadessa automaticamente, visto che c'è la volontà del Consiglio, va a sostituire il consigliere Vitrano nelle commissioni in cui era nominato il consigliere Vitrano. Su questa linea io sono d'accordo. Ma se mi si dice di... Diamo come se stiamo votando, io non sono d'accordo. Non l'abbiamo detto. Va bene così, quello che ha detto lui io, va bene. Prima proposta, automaticamente io, il consiglio qua, tutti d'accordo, va bene. Decidiamo che automaticamente la dottoressa Badessa va a sostituire il consigliere Vitrano. I presidenti di commissione, va bene. Se non sono presenti in aula, gli verrà comunicato da parte della presidenza. Se sono presenti in aula, come qualcuno è presente in aula, automaticamente ne prende atto. È finita, va bene? Grazie consigliere, grazie a lei Presidente. Grazie consigliere Balasso. Quindi la dottoressa Badessa fa parte delle due commissioni, sesta e ottava commissione. Ora poi ti faccio avere, va bene, ora a uno a uno, certo. Allora, prima aveva chiesto la parola il consigliere Giacconi, sì o no? No, se no diamo la parola già a Rosso, no? Signor Presidente, signori consiglieri, io non posso augurare altro che alla dottoressa Abbadessa, perché la conosco effettivamente, buon lavoro per questo scoccio di legislatura che ci sta rimanendo ormai, sono 2 mesi e ancora continuiamo. Quindi io parlo a nome del gruppo, Mister Bianco, futura Mister Bianco, quindi, e le auguro buon lavoro, le auguro buon lavoro. Però, vedete, quando si fa una surroga, lasciatemela dire questo non lo dico alla dottoressa Badessa perché ormai è insediata, quindi le posso comunicare che dopo domani, dottoressa, alle 11 c'è commissione, prima che non le viene detto, dopo domani, giovedì, alle 11 c'è commissione. Quindi già era, per cortesia, ma perché non vi state zitti a parlare voi? Quindi la cosa che a me stasera un po' mi ha rammaricato è, ve lo dico veramente, che non c'è la presenza del sindaco.
perché c'è la surga di un consigliere che entra, mi dispiace che il sindaco non è presente in aula, il resto c'è poco da dire. Buon lavoro, dottoressa. Grazie consigliere Giacone. Russo, ha facoltà di parlare, prego. Grazie presidente, buonasera a tutti. A nome di Mister Bianco Libero volevo dare il benvenuto alla collega consigliera dottoressa Abbadessa. Lei occupa un posto che è stato, diciamo, ben occupato da un consigliere dimissionario, che è Cristian Vitrano, quale ha lavorato con impegno, professionalità, senso di abnegazione per questo Consiglio Comunale e per la cittadinanza. Per cui mi auguro che lei possa seguire le sue orme per il bene di tutti quanti noi. Benvenuta, buonasera. Grazie consigliere Russo. Basile, ha facoltà di parlare. Anch'io a nome del gruppo misto le auguro buon lavoro, le faccio i complimenti per la neoelezione. Ci vediamo in commissione, l'ottava commissione, giovedì prossimo alle ore 11:30. Grazie. Grazie consigliere Basile. Licciardello, prego. Io, signor presidente, colleghi consiglieri, amministrazione, io auguro alla dottoressa di questi 3 mesi di legislatura, che so che lei già è stata consigliera alla provincia, sa il lavoro e come si svolge. Io sono il presidente dell'ottava commissione, benvenuta dottoressa, e so che avremo, prima con Cristian eravamo a posto, con te siamo a postissimo. Grazie. Grazie consigliere Licciardello. Nessun altro? Prego Mimmo, e poi c'è Vitrano, poi la dottoressa dopo. Prego Marchese. No, accendi. Come gruppo Movimento Volontario, benvenuto alla dottoressa. Avrò il piacere di averla in commissione in sesta, di quale sono il presidente. Quindi gli do appuntamento a venerdì alle 17:30. Buon lavoro, dottoressa. Tu puoi votare la mano se che ti offre. Ci sono altri a parlare? La dottoressa, l'assessore Vitrano, prego. Sì, signori consiglieri, semplicemente per dirvi che mi sembra in questo momento molto strano parlare da questo banco, è la prima volta, e perché ho accettato per questo breve incarico di ricoprire l'incarico, perché l'ho presa come una gratificazione personale di un percorso credo coerente e basato soprattutto sul rispetto delle persone e delle cose che sono state trattate in Consiglio Comunale. Molte volte ho detto il mio punto di vista e quindi la prendo in questo senso. Mi sono state affidate delle deleghe che in 3 mesi non è possibile sfruttarle in modo programmatico. Mi è stata affidata la manutenzione, ovviamente oggi purtroppo lo straordinario diventa ordinario con la manutenzione e l'acquedotto. Sto cercando di fare anche una brevissima relazione, se mi sarà possibile, in questi 3 mesi sullo stato e le condizioni dell'acquedotto, che come tutti sapete è molto carente, e in passato avevamo abbozzato anche dei progetti di riqualificazione di tutto l'acquedotto comunale. E infine un'altra cosa che volevo ricordare ai consiglieri, che ci tengo particolarmente: tra le deleghe che mi sono state affidate, mi sono state affidate le politiche giovanili e il rapporto col Consiglio Comunale. Io, a proposito di queste due deleghe, voglio ricordarvi che abbiamo in cantiere, già realizzato dalla sesta commissione, un regolamento per rendere fruibile e dare ai ragazzi la possibilità di utilizzare la sala prove. Il regolamento l'abbiamo formulato in sesta commissione, dove si insiederà adesso la consigliera Badessa col presidente Mimmo Marchese, e questo regolamento attende solamente di essere approvato dai consiglieri. Quindi permettetemi di sfruttare l'unica delega che posso sfruttare, il rapporto col Consiglio Comunale, e vi do appuntamento al prossimo consiglio, ragazzi, per approvare questo regolamento. Buon lavoro a tutti e grazie per l'opportunità che mi è stata data, soprattutto all'amministrazione e al sindaco. Grazie assessore. Dottoressa. Signor Presidente, signori consiglieri, io vi ringrazio di cuore per l'accoglienza che mi avete fatto e mi sento onorata di essere in questo simposio.
Io so che è per brevissimo tempo, ma ho sentito di accettare di prendere il posto di Christian perché è un dovere verso i cittadini che 4 anni fa mi hanno votato per questo motivo. Quindi, con la correttezza che mi contraddistingue, io ho pensato che questa cosa si doveva portare a compimento. Spero di poter continuare con la stessa responsabilità, con la correttezza con cui ha fatto Christian, e vi ringrazio ancora dell'accoglienza. Grazie, dottoressa. Ti diamo tutto il consiglio di dire benvenuto, buon lavoro, siamo sicuri che lo porterai avanti. Quindi, concluso il primo punto all'ordine del giorno, mentre al secondo punto all'ordine del giorno. Abbiamo, non c'è la presenza, abbiamo l'assessore, però prego, consigliere. Lo stavo leggendo, però il consigliere ha voluto la parola, prego. Ci abbiamo il presidente della. Prego. Grazie Presidente. Presidente, in merito ai punti all'ordine del giorno, in specifico al punto numero 2 e il punto numero 3, in commissione ancora non sono stati trattati questi punti, quindi chiedo al Consiglio gentilmente per adesso di non trattarli fino a quando non saranno trattati dalla commissione. Va bene. E quindi chiedo il rinvio. Grazie. Il Consiglio, allora chiedi il rinvio di questi, Presidente, chiedi il rinvio dei punti 2 e 3. No, non c'è bisogno, metterlo ai voti. Se c'è l'unanimità, mettiamo, non c'è nessuno che chiede uno a favore e uno a favore. Lo deve dire al microfono. E allora perché io lo devo mettere al voto? Presidente, non sono d'accordo. Allora, stiamo votando la proposta del presidente Tenerello. Corsaro. Corsaro assente. Parinello assente. Marchese Matteo. Lucisano assente. Adornetto. Adornetto. Monaco. Monaco. Assente. Sant'Anocito. Sì. Foti. Assente. Rabisarda. Santa Paola. Assente. Arena. Sì. Riolo. Assente. Galasso. Caruso. Assente. Di Ciardello. La Spina assente. Marchese Antonino sì. Tenerello. Scaletta assente. Abadessa astenuta, così. Nicotra assente. Vittorio Basile. Sì o no? Vittorio, Buzzanga, Orlando, Russo sì, Zanghi, astenuta, Puglisi, assente, Giacone sì, e Marchese Domenico assente. Quanto siamo a numero legale? 14. Per mancanza di numero legale il Consiglio Comunale viene rinviato di un'ora. Richiamerò l'appello alle ore 21:15. Ciao. Chiamiamo l'appello, ore 9:20. Chiamiamo l'appello. Corsaro. Parinello presente. Matteo Marchese assente. Lucisano. Adornetto, Monaco, Sant'Anocito, Foti, Rapisarda, Santa Paola, Arena, Riolo,
Galasso, Caruso, Caruso, Licciardello, Gaspina, Marchese presente, Tenerello, Tenerello, Scaletta, Abbadessa, Nicotra, Basile, Vittorio, Buzzanga, Orlando, Russo, Zanghi, Puglisi, Giaccone, Marchese Domenico. 8 presenti. Puglisi non c'è. No, con Zanghi su 8. C'è a Zanghi 8. Ci siamo o no? 8. Parenello. Ah sì, Sant'Anocito, 7. Vero, non c'è Sant'Anocito. Va bene. 7 presenti, 13 e 23 assenti. La seduta viene rinviata a domani sera alle ore 20. Buonasera, ringrazio il segretario, gli assessori.